ritrovati a tutti i telespettatori di Rotocalco Versilia Smart, di tutti i telespettatori di Noi TV e tutti i telespettatori appunto della Toscana. Bene, partiamo con questa rubrica che anche in questa puntata prevede due notizie completamente diverse l'una dall'altra, due argomenti completamente diversi. Il primo argomento riguarda Viareggio. Eh sì, e riguarda Viareggio dall'alto, mai vista così. La ruota panoramica, con la sua maestosa presenza nel cuore della città, offre a residenti e visitatori l'opportunità unica di immergersi in una prospettiva totalmente nuova e mozzafiato. Mentre si sale verso il cielo, la città si svela lentamente sotto i nostri occhi, regalandoci un panorama che rapisce i sensi e fa battere il cuore all'unisono con la bellezza circostante. L'ascesa verso le nuvole con la ruota panoramica ci permette di scoprire il mondo sottostante che sembra dissolversi e ci si trova avvolti da un senso di leggerezza e di liberazione. Le preoccupazioni quotidiane si allontanano, sostituite dalla meraviglia di ciò che ci circonda. Di sera poi Viareggio si presenta in uno spettacolo di luci e colori, luci brillanti e sfavillanti ed elettriche che dipingono il paesaggio urbano sottostante che spazia dalle Apuane alla bellezza del nostro mare. Sentiamo le interviste. La più grande ruota panoramica itinerante d'Europa. Sì, certamente. Prodotta in Italia, a Merara, dalla Technical Park. È una delle più grandi, diciamo, che è itinerante. Ecco, itinerante naturalmente vuol dire che si sposta in varie località. Questa, Viareggio, è sicuramente una località bellissima e suggestiva. Quali altri posti, in quali altri posti andate? Noi facciamo tappa alle grandi città, facciamo Milano, Genova, Viareggio e aspettiamo e faremo altre tappe in altre città in Italia. E fino a quando vi tratterrete? Ma penso tutta l'estate, facciamo fino a ottobre, settembre-ottobre, tutta la stagione. E qual è il fruitore, il pubblico che viene? Ma il pubblico che viene sono i turisti, le famiglie. I morosi, diciamo, le coppiette e tanta gente. Eh sì, le coppiette, perché possono avere, tra l'altro le cabine sono chiuse e possono avere anche un po' di privacy e poi si può anche festeggiare. Certamente, c'è la cabina VIP che è come optional, diamo lo champagne per le coppie, ai divanetti, cioè una cabina un po' più intima, diciamo, e va bene per le coppiette. E quindi ci potrebbe essere anche qualcuno che chiede la mano, che fa la proposta di matrimonio. Ci sono stati casi che hanno chiesto la proposta di matrimonio e è andata bene. Ecco, quali sono le reazioni del pubblico, dei bambini? Chi ha paura, chi invece ne gode appieno? Beh, all'inizio diciamo che vederla è impressionante da giù, poi quando salgono ammirano il panorama e scendono tutti contenti, mi dicono ma che bella, avevo paura all'inizio, poi alla fine è stato bellissimo. Ma tutte queste persone che salgono e che fanno foto poi vengono postate sui social? Sì, ce n'è tantissime, anzi sarà la più gettonata, diciamo, quest'estate. Ecco, e poi protagonista anche di film e di serie televisive. A Genova è stata protagonista della serie TV Petra e Blanca, le due serie televisive che sono andate molto. E naturalmente da quest'altezza la bellezza della Riviera Versiliese appare in tutto il suo splendore, è proprio il caso di dirlo, perché da quest'altezza arrivano immediatamente le Alpi Apuane, tutto il polmone della Pineta e le spiagge. Poi a destra abbiamo anche il lago, quindi tutto racchiuso in una zona abbastanza piccola e tutto insieme abbiamo queste bellezze della natura. Gli stabilimenti balneari sono già tutti pronti, posizionati, ben allineati, gli ombrelloni, e anche questa è una ricchezza tipica della Riviera Versiliese, la balneazione di qualità,
dove famiglie e non solo possono trovare il massimo del comfort, che è dato anche dal distanziamento che c'è tra gli ombrelloni, questa parola che purtroppo abbiamo sentito spesso negli anni passati, ma in Versilia per esempio non c'è stato bisogno di dover cambiare le regole, perché le regole del comfort già imponevano una distanza tra un ombrellone e l'altro. Porto di Viareggio, con dietro la cantieristica, un gioiello appunto dell'industria che produce navi, barche da diporto. Ancora Viareggio, protagonista di questa puntata di Rotocalco Versilia Smart. Siamo al centro di Viareggio, siamo in via Battisti, angolo Corso Garibaldi, e torniamo a visitare una bottega. Sì, non a caso la chiamo bottega, perché pensate che Intimo Morandi è lì dal 1886. Andiamo a trovare la titolare, a trovare di nuovo la titolare, con la quale abbiamo già parlato piacevolmente in un'altra puntata di Rotocalco Versilia Smart. E terza generazione, e in questo negozio c'era la nonna, poi la mamma, poi lei, cresciuta intorno al banco appunto della bottega. E vorremmo parlare di un argomento che in questo momento interessa un po' a tutti: i costumi. Bene, che costume dobbiamo comprarci quest'estate? Quali sono le mode? Quali sono le tendenze? E mi raccomando, un buon costume per tutti. Sentiamo. Roberta Morandi, protagonista, proprietaria, il punto di riferimento di questo negozio. Ricordo che siamo da Intimo Morandi e siamo in via Battisti, angolo Corso Garibaldi, quindi in pieno centro di Viareggio. Dicevo, protagonista lei dal 1982, ma preceduta dalla mamma, dalla nonna, insomma addirittura come abbiamo sentito nella presentazione e nel lancio da studio, una storia che viene da lontano. Ecco, chissà quante star e chissà a quante avete venduto e fatto indossare i vostri costumi da bagno. Assolutamente sì, è passato un bel mondo qua, abbiamo una clientela scelta, quindi praticamente è venuta anche Sandrelli, me la ricordo benissimo, e poi Villaggio, un anno che fece uno spettacolo qui alla Bussola, e poi è venuto Mario Soldati e altri ancora che non mi ricordo, ma devo dire che sì, gli attori sono passati da noi. Quanta moda anche, quante tipologie di costumi in questi anni, no? Abbiamo visto la differenza, e quindi avete seguito tutte le mode. Assolutamente, dagli anni 80, che era lo splendore del costume, che doveva essere anche abbigliamento, che ha lanciato poi negli anni di nuovo le mode più belle, sempre nel mare, e poi anche il seguito, nel senso il fuori acqua doveva essere proprio bello come il costume, da portare quasi anche da indossare giornalmente, non solo per il mare. Ecco, anni indietro infatti il copricostume o il pareo, sempre belli ovviamente, però magari venivano indossati giusto sulla spiaggia, magari per andare al bar del bagno, e adesso i copricostumi sono dei veri e propri vestiti da poter indossare anche all'aperitivo chic, piuttosto che anche a un matrimonio, come si dice. Assolutamente sì, ci sono delle belle cose che veramente fanno piacere agli occhi, perché ci sono delle fantasie, specie quando uno sceglie la qualità, delle fantasie proprio portato anche dai tessuti che cambiano il colore, cambiano la forma, e anche la cadenza, come casca il vestito, è dato dalla stoffa, è importante. Ecco, proprio sulla qualità poniamo l'accento. Quello abbiamo anche sentito nell'altra puntata, che è quello che ha imparato, tra le cose che ha imparato dalle tre generazioni precedenti, proprio la ricerca spasmodica della qualità, che un tempo era ricercata un po' di più. Oggi si fanno quantitativi più ampi, quindi qualità sia nei tessuti, qualità nei colori dei tessuti, nelle colorazioni, e qualità anche nelle rifiniture. Assolutamente, la prima cosa che guardo sono le rifiniture e come casca il vestito, perché è importante tutto. E ricordiamoci che la qualità inquina anche meno,
perché se si è fa più sostenibile. È ecosostenibile, dobbiamo pensare anche al nostro mondo. E invece la moda del 2023, come dovranno essere i costumi? Costume intero, costume due pezzi? A piacere, come ci si piace, perché il sole comunque va preso, quindi per forza il bikini, che è sempre il principe, anzi il re della spiaggia. Ma come va di moda? Un po' più basso, un po' più alto? E diciamo che, allora, secondo me è un po' come uno ci si sente. Esatto. La signora non è una ragazza, quindi io mi piace che la signora esca e sia contenta e cerco di dare il consiglio giusto al momento giusto, perché a volte, come si può dire, quel centimetrino in più o in meno può fare la differenza, e cerco di essere proprio professionista in questo campo, è il mio lavoro. Quest'anno i costumi vanno coloratissimi, viva il colore, e vanno bikini naturalmente più o meno alti, gli interi sono sempre eleganti e belli, e fanno sempre, hanno il loro fascino, vanno coloratissimi e... Fantasie anche un po' orientali? Sì, allora, praticamente... O geometriche? Sì, le fantasie sono sempre, essendo un negozio classico, rispecchiano sempre la classicità del prodotto, quindi è un costume che andrà avanti nel tempo, fra 10 anni sarà sempre nuovo, perciò saranno sempre il disegno geometrico, l'optical, il cashmere, il disegno... il floreale, etnico. Estate, voglia di mare, voglia di mettersi in costume, però l'intimo diventa più importante anche d'estate, perché siamo più scoperte, perché si intravede di più, quindi deve essere non solo bello, che va anche di moda, no? Che si intraveda dalla camicetta, dal vestito, ma deve sostenerci al meglio, quindi si ritorna all'esigenza della qualità nei tessuti e nelle rifiniture. Assolutamente sì, le rifiniture fanno la differenza e la qualità in primis, perché chiaramente è il prodotto che fa proprio è proprio il prodotto che è diverso quando è indossato. L'intimo è, le nostre dita sono tutte corsettaie e quindi hanno... Che cosa vuol dire essere dette corsettaie? Cosa vuol dire? Spieghiamolo. Sì, è praticamente il produttore di corsetti. Ho capito. Quindi reggiseni, quindi il bustier, dal bustier degli anni dei primi 800, dei fine 800 e dei primi 900, fino ai giorni nostri, che è diventato il reggiseno con le varie tendenze, col ferretto, senza ferretto, più sostenuto, meno sostenuto, perché le ditte corsettaie riescono a sostenere anche seni, come nel mio caso di alcune ditte che ho, in coppa M, che sono coppe enormi, quindi la differenza si trova sia nel tessuto che nella qualità. Protagoniste al femminile, però insomma abbiamo anche intimo da uomo. Assolutamente, belle marche anche queste, perché sono marche proprio di prestigio da anni, quindi sul mercato da tanti anni, che fanno sempre la loro bella figura quando sono indossate, perché il tessuto, ripeto, che cade, che è lucido anche per l'uomo, fa la sua differenza. Ecco, è importante il fatto di affidarsi, è vero che il proprio gusto personale va seguito, ci mancherebbe. Però soprattutto se scegliamo di andare in attività commerciali che hanno una tradizione, dove sappiamo esserci la professionalità, un po' come dal parrucchiere, un po' ci dobbiamo affidare, perché la professione è vostra. Assolutamente, ognuno ha il proprio mestiere, e il mio è di 4 generazioni, ricordiamocelo.